baracca! Ma sapete come deve essere sta baracca? Ma una grossa, cosa di quelle incredibili! Di mi piace su questo video se volete che arrivi ovviamente la sfida My Club per decretare il vincitore non solo del fantacampo che abbiamo fatto ieri, ma anche di segno non segna, che ragazzi, stiamo per fare in questo momento. Sappiamo che volete la sfida My Club, quindi lasciate tanti like. Mi raccomando, perché a sto giro, ragazzi, la sfida si fa molto più interessante. Ciao a tutti, io ho Mbappé là davanti e quindi potrebbe succedere veramente qualsiasi cosa. Ma prima di continuare, passate sul link in descrizione e scaricate la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Ovviamente parliamo di OneFootball e vi ricordiamo che è un'applicazione completamente gratuita per iOS e Android. Quindi scaricatela, siamo sicuri che non ve ne pentirete. Oh, ultimamente non vai più a tempo con me. No, 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 non te ne frega un cazzo. Proprio quello. Nuovo episodio di segna o non segna. Ma prima di andare al nuovo episodio, dove sta? Dobbiamo fare il riepilogo della scorsa settimana, perché c'è un vincitore e c'è un perdente. In cosa consiste segna o non segna? Semplicissimo, video interattivo, rispondete ai sondaggini, vi chiediamo quel determinato calciatore, in questo caso nella sfida My Club, ma lo facciamo anche con il calcio giocato reale, segnerà o non segnerà in questa partita? Dovete scegliere o sì o no. Se lo indovinate, ovviamente ho un punto. A sto giro però, solitamente nel segno non segna fatto con la Serie A, Champions League, ok, li mettiamo di fronte a 5 scelte. A sto giro ne facciamo solamente 4, 2 sue e 2 mie. Quindi, molto molto semplice, la sfida non è solo tra di noi, ma anche noi contro di voi. Dovete vedere se riuscite a far meglio di noi. Detto questo, tiè, ti faccio leggere a te. Mi fai leggere a me. Fammi rosicare ancora di più. Risultati allora, della scorsa settimana, anzi da 2 settimane fa, l'ultima esatto. sfida My Club che abbiamo fatto. Esatto. Riportate qui sotto nei commenti anche i vostri di risultati. Mi raccomando. Si parte con Cristiano Ronaldo, il tuo Cristiano sì, Ronaldo. Perché tu ce l'hai. Io no. Io avevo detto che non segnava, ovviamente. Tu avevi detto de sì, giustamente. E ci hai preso. Quindi 1-0 per te. Benissimo. Griezmann, io giustamente difendevo, portavo la mia acqua al mio mulino. Perché è tuo. E ho detto di sì, tu giustamente hai detto di no. E ci hai avuto ragione pure a sto giro. Non ha segnato, quindi 2-0 per me. Poi 2-0. Lukaku, io ho detto di no. Il tuo Lukaku. Sì. Tu hai detto di sì, ha segnato. Quindi 3-0. Ok, quindi già ho vinto. Ultimo, Cavani. Sì. Ho detto che segnava e ha segnato, tu hai io detto ho detto no, ovviamente perché ce l'ho contro e non è che dico ho preferito di no, perché provo a difendere io, posso cercare. 3-1 ha segnato, di conseguenza 3-1, quindi 3-1. La prima sfida segna o non segna edizione sfida My Club, come si è chiusa? Si è chiusa 3-1 per me e quindi questa è la classifica punti totali, scontro diretto 1-0 per me. Adesso facciamo una nuova sfida e vediamo chi la spunterà. Tiè. Di conseguenza il foglietto me lo ha bello che dato e preso. Qui sotto riportate nei commenti i vostri di risultati. E adesso andiamo alla nuova sfida segna o non segna. Perché abbiamo deciso di mettere 4 calciatori. 2 li metto io e 2 li mette lui. Io partirei da te, scegli il tuo primo attaccante in piena libertà. Poi lo scelgo io e facciamo i sondaggi relativi fino ad arrivare al quarto calciatore. Non c'è più a parlare, vai. Subito Francesco Totti. Sgancio la bomba subito, Francesco. Te rischi quindi il trequartista che gioca più arretrato. E ovviamente dici che segna. Ovviamente dico che segna. Io ovviamente dico che secondo me Totti non segnerà. Perché? Perché mi sento sicuro di me stesso e proverò a fermarlo in tutti i modi. Ok. Dovesse capire un calcio di rigore, però potresti decidere a chi te pare di farlo batte. Quindi certo, in quel caso io certo farò del tutto per non farlo capitare. Quindi lui ha detto sì, perché è il suo ovviamente, io ho detto no. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Totti segnerà nella prossima sfida My Club Gabbomen versus il buon Fabio. Io il Francesco Totti te lo vado a contrapporre con il mio Cristiano Ronaldo. Immagino. Ti dico che ovviamente segnerà, perché lo comando io con le mie manine. E tu che dici? Io dico che non segna. Non segna. Di conseguenza, votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Cristiano Ronaldo segnerà nella prossima sfida My Club Gabbomen versus il buon Fabio. Siamo già 2 calciatori dichiarati. Dobbiamo, sembra una cosa zozza, outing. Sì, in effetti, detta così non sembra. Era quello il mio intento. Sono eventualmente problemi loro, a noi non ci riguarda. Ma non credo che Totti e Ronaldo. Ma va bene, andiamo avanti, non cadiamo. Credo più nel basso. Esatto. Scegli il tuo secondo calciatore. Ma credo di averlo già capito. Edinson Cavani. Quindi Cavani, secondo te segnerà? Certo.
Certo che segna di. Io ti dico che Cavani non segnerà manco con le mani. Difenderò la mia porta con le unghie e con i denti e non lo faccio passare. Non hai detto la stessa cosa di Totti. Non sei stato così convinto. Quindi su Totti hai qualche dubbio. Perché Totti c'è in amore. Va bene. Però non farò segnare manco Totti. Quindi lui sì e io no. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Cavani segnerà nella prossima sfida My Club Gabbomen versus il buon Fabio. Adesso ti chiedo, secondo te tra Salah e Mbappé chi ti schiero? Mbappé. Assolutamente sì. Kylian Mbappé, che lo voglio provare. Addirittura ho deciso di rinunciare a Lukaku 95. A parità di overall Mbappé è più veloce, Lukaku è più fisico. Proprio per questo in questa nuova sfida My Club voglio un po' modificare le carte in tavola e vedere come mi trovo con Mbappé lì davanti. Tu c'hai un trio d'attacco devastante. Devastante. E secondo me Mbappé ovviamente segnerà. Secondo te? Guarda, mi stavo facendo spontaneo. Sì, segnerà. Però no. Perché te la difendi ovviamente. Me la difendo con le unghie e con i denti. Quindi votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi il mio Kylian Mbappé segnerà nella prossima sfida My Club Gabbomen versus il buon Fabio. Sto per lasciarvi un quinto sondaggino in cui vi chiedo chi vincerà chi vincerà secondo voi questa sfida, segna o non segna Gabbomen, il buon Fabio, o arriverà un pareggio, chi può dirlo? Certo. Fatecelo sapere appunto rispondendo al sondaggino. Riportate le vostre scelte nei commenti e non modificate il commento se volete partecipare alla sfida. Lasciate tantissimi mi piace su questo video. Arriveranno nuovi contenuti di questo tipo, ma soprattutto arriverà la sfida My Club per decretare il vincitore non solo del segna o non segna, ma anche del Fantagabbo. Siete ancora in tempo per partecipare anche al Fantagabbo, perché la sfida My Club ci sarà domani. Di conseguenza andate al video di ieri, cercatelo, è molto semplice, o magari ve lo lascio in descrizione. Partecipate anche lì, perché domani poi si parte con la sfida My Club. Fantacabbo, sapete, è un fantacalcio a 5, dovete scegliere determinati calciatori, 5 però solamente, chi vince quello che porta più bonus e malus. Detto questo, mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale qualora non lo aveste ancora fatto, scaricate OneFootball, in descrizione lasciamo i link a tutti i nostri profili social, seguiteci su Instagram, su Telegram, sulla piattaforma Viola, perché presto torneranno le live. Detto questo, non ci resta che darvi appuntamento alla prossima con un nuovo video. Ma non sapete una cosa, che la pubblichiamo domani la sfida My Club, ma la giochiamo adesso ovviamente, perché immediatamente è acceso e pronto, quindi immediatamente ragazzi ci scanneremo molto probabilmente. Ciao. A domani e lasciate mi piace se la volete. Tanti like ragazzi. Ciao.